Ok ragazzi, sono tornato. Se questa postazione vi piace, fatemelo sapere nei commenti. Che metterò sempre qui, ma è carina, ma se sbatti non ci arrivo sopra, sono basso. Soprattutto vai ragazzi, il tabacco del Chesterfield, cioè, come che andava molto meglio, delle Chesterfield blu, perché solo questo raga, quindi ancora più tardi, abbiamo con questi ragazzi, io ho già fatto la recensione, ho fatto un po' il culo, però vabbè, Chesterfield blu, tabacco naturalmente. E cartine OBC, però perché OBC? Vabbè ragazzi, vi suggerisco, come ho detto nella recensione del Chesterfield Blue, tabacco, vi consiglio le cartine filtri Risla. Qua sono cartine filtri OCB, perché non l'ho trovato a terra, raga, lo sono sincero, l'ho trovato a terra e ho detto che sono tutte le drum, sei Marco, sei Bombers. Quindi ragazzi, iniziamo subitissimissimamente. Allora, io sono abituato a mettermelo in bocca, così poi quando ce faccio così, faccio sulla cartina, metto dentro così, potete benissimo anche tenerlo, lo metto in bocca. Punto. Step 1, step 2, ho la figa nel culo, altro che Rosario Muniz. Oh, scusa, signora. Oh, mia. Dai, raga. Cazzo facciamo fare così? Allora, prendete, non tanto, ma così non so parlare, non metto qua dietro. Trovata. Prendete non tanto, vi dico abbastanza, ma neanche tanto, non troppo poco né tanto, quindi, perché sennò non vi durerà un cazzo. Sotto, no. Questo tabacco è da 25 grammi, quindi stai cazzi. Ok ragazzi, io ne metto poco perché così faccio una cosa easy, veloce. Questa è la mia quantità di tabacco che ho messo. È giusto così ragazzi, ve la consiglio così, sembra poco, ma le cartine attualmente sono meno lunghe di quelle del tabacco, quindi ecco, quindi vi consiglio di metterne non troppo. Vi consiglio di metterne, sì, vabbè, come ho messo io adesso, giusto, la giusta quantità. Poi prendete la cartina, poi mi sfrutterete perché magari, per chi non lo sa, la cartina qua c'è la colla, dalla parte della colla sopra, perché sennò leccate in culo, quindi ragazzi, credete a me, mettetela così, costa. E così ora è messa, vedete? È messa. Mettiamone un po', ok. Tabacco. Io lo sistemo un po' e iniziate a rollare questo gigababom. Rollate. Tranquilli che non vi cade, rollate con molta discrezione, raga, discrezione. Devo rollare molto forte, tanto ragazzi la cartina non si spezza. Tipiche parole di uno che sa rollare, di uno che non sa rollare, glielo dice e poi la cartina si spezza, palese. No, ragazzi, si spezza, raga. A me è successo tipo 7-8 volte, vabbè, però devi saperla fare giusta. Schiacciate verso giù così, forte così, verso giù. E bom. E si schiaccia. Ma ho perso il filtro? Ah no, ce l'ho ancora nell'orecchio. Sto dicendo, dove cazzo è il filtro? Dicevo che se no sapevo parlare, quindi filtro. Questa parte qui a me non me ne frega un cazzo, quindi ragazzi, ma questo non ve lo consiglio perché è un tabacco molto, molto secco. È secchissimo questo tabacco. Questo tabacco è secco, per chi non sa rollare. Difficile, se le prime anni mi faccio quello che è un problema, lo rolli davvero molto molto bene. Questo vedete, infatti l'ho apprezzato molto su, così almeno tira molto su. C'è il filtro, voi lo girate così e iniziate a girare, girare, girare fino a che non arriva a questo punto qua della colla. Adesso si la colla, guardate, bella leccata. E poi girate così, girate un bel po' fino a che non si attacca. E poi ragazzi, non è molto danno, ma perché sono le cartine? Perché vabbè, alla fine ho capito che sono un po' come se la.
vela o altre cazzate varie, o se volete venite.